My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. E ciao a tutti amici di Voi Siete Stati Via una settimana, ma io sono rimasta qui con Igor, che poveretto ha le orecchie così. Ho parlato pochissimo, giuro. Igor, ciao. Ciao. Allora, proseguiamo la nostra carrellata di storia country, e l'altra volta mi dicevi che erano 5 gli stili che portavano avanti. Il sì. Cuban, che era quello simile al latinoamericano. Sì. Poi c'era il funky, c'era lo smooth, che era quello che era più vicino... Lo stile che facevamo, quello più vicino alla cultura, diciamo. Ok. Funky, il lilt. Hilt, che era? È uno stile, diciamo, un po' più saltato, più accompagnato. Si avvicina anche alla classica, sotto certi aspetti. Incredibile. E l'ultimo era? Il valzer. Ah beh, il two-step! No, il valzer in linea, fatto perciò su musica tre quarti. Qual è che ti piaceva di più te dei cinque? Sono tremenda! No, dei cinque... Fra i cinque quello che... Che hai portato avanti tu, che ti è piaciuto di più? Neanche uno. Ah no! Allora, legato, questa era la realtà americana. Io sono rimasto legato alla costa ovest, perciò quella più tradizionale, quella che non aveva, che è stato sempre il passaparola, quella che veniva vissuta più come stile di vita. Ok, perciò non era regolamentizzata come erano questi cinque stili dove venivano riconosciuti in tutto, mentre il country per me è sempre stato molto libero. In quegli stili là, quindi, sono iniziati gli script, sono iniziati o no ancora? Erano molto più organizzati e hanno portato avanti la parte degli script che già esistevano con gli altri stili. Diciamo, lo script, la line dance è nata, non è nata col canto, la line dance è un ballo in linea che c'è sempre stato in Italia, avevamo il ballo dei Batussi, avevamo il ballo del Quaquà, c'erano tutti i balli comunque. Il primo script risale al 1530 in Inghilterra, perciò siamo molto di fuori di quello che potrebbe essere il country. Quella che viene chiamata country line dance è quella che viene rappresentata principalmente con quel vestiario, con quella musica e da parte mia anche con delle movenze che vengono più collegate alla cultura, ma perché io ho avuto un'esperienza che mi ha legato a quella situazione. Io sono andato alla fine per quasi 5 anni in caserma con gli americani e lì mi hanno passato non solo i balli, ma proprio il modo in cui vivono e ascoltano la musica, infatti io andavo via a cavallo come ambiente country, ho fatto i rodei, facevo tutto quello che poteva riguardare una compagnia che vive con quella voglia di vivere il country per come lo si definiva, insomma. Costa ovest, costa est. Sì, ci sono state queste due diverse emozioni. E sono quelle che poi hanno creato queste diversità anche in Italia, perché poi è arrivata anche l'Italia a cascata. Sì, la diversità in America è nata un po' dopo, circa nel 96, dove è stata fatta una grandissima festa con vari cantanti di spicco di quel momento, una festa in Texas, a Odessa, dove hanno partecipato circa 4 milioni di persone, dove c'era rodeo, c'erano i cantanti, ed è stata organizzata anche dalle case editrici, insieme a delle associazioni, non so se c'era anche l'UCWDC, ma delle associazioni con i maestri che portavano avanti la line dance e perciò si sono ritrovati tutte le persone che avevano imparato la line dance nella costa est ad andare a ballarle nella patria del country, sì. E lì è successo che per alcuni versi è andata bene, per altri è andata un po' meno bene. Come avevo già detto nelle prime puntate, le persone che vivono il country hanno un carattere molto orgoglioso, sono molto vedono tutti gli atteggiamenti e cercano di proteggere quello che è il loro spazio, il loro ambiente, il loro stile, danno un significato a tutto. Okay. Infatti togliere il cappello a un cowboy è un po' un'offesa,
la fibbia che portano ha un significato, molte volte arriva come premio, è un regalo, è legato a un qualche cosa. Gli stivali, anche quello, ha un suo perché, come sono fatti, da dove arrivano. Il cappello stava molto a identificare anche la zona d'arrivo del cowboy. Cappelli, per dire, vicino alle montagne rocciose, dove c'era molta pioggia, avevamo la parte davanti molto più bassa, come quella dietro, per poter fare che lo scolo dell'acqua andasse giù. Pensa. Avevamo invece nelle pianure la pelle di castoro nel cappello serviva per le zecche d'albero, che quando vai via a cavallo le zecche anziché attaccarsi sui capelli si attaccavano sul pelo di castoro. Perciò ogni zona aveva un cappello adeguato alla zona e i cowboy davano una motivazione a tutto quello che facevano, che portavano e quant'altro. E in questa festa hanno trovato una grandissima quantità di persone che erano incuriosite e volevano imparare da chi aveva vissuto quella cultura, ma anche chi era andato e rappresentava il country nella sua maniera. Perciò arrivavano con dei cappelli che non erano prettamente legati a quella situazione, con degli stivali che non avevano un significato particolare e anche con delle movenze che. Vedere la loro musica ballata con delle movenze che loro magari non conoscevano, c'era chi piaceva e E chi magari sentiva un po' chi invece si è sentito un snaturato. po' proprio per questa parte di carattere orgogliosa. E nella parte di quei cowboy, che erano quelli più in vista, quelli più orgogliosi, quelli che facevano i rodei, quelli che avevano molto nome, la line dance era vista non più come una parte della cultura country. Perciò molti hanno smesso di portare avanti questa line dance e lì c'è stata una grande divisione per quello che poteva essere il ballo country. C'è stata molto più evoluzione qui in Europa di line dance legata alla cultura che non in America. Esatto, La patria da dove è nata. un Ma po', un po' incredibile. anche per questi motivi, per la nomea, per quello che poteva rappresentare la line dance, per molti aspetti, i cowboy che molte volte non sapevano muoversi, è molto più portata la donna al ballo Certo, che certo. non l'uomo, era più facile denigrare una cosa che non sai fare. E allora veniva messo un po' al bando la line dance perché la dovevi ballare da solo. E l'idea che girava di più era anche quella che la line dance è per gli uomini che non vogliono e non hanno il coraggio di stare con le donne. Ho capito che cosa dici, è molto carina questa cosa. Quindi la parte che ha rinnegato questa line dance, cosa continuava a ballare? Il two step e basta? Sì, La cultura è rimasta principalmente il two quella? step. Ad oggi c'è questa divisione o oggi un po' si è andata scremando questa cosa dopo 20 anni? Allora, noi siamo in Europa dove comunque la cultura del country tipica non la respiriamo, non la viviamo, non la si vive, non c'è qui. Perciò difficilmente cresci con quelle note, con quella musica, con quel modo di fare, con quegli atteggiamenti. E perciò le persone che sono più collegate e che come gusto apprezzano di più quel tipo di stile sono molto poche. Aiuto! Ne sa a pacchi! Allora, Igor, grazie. Ti aspetto la prossima settimana. Anche a voi non potete mancare per queste meravigliose pillole di saggezza di Igor Pasin. Grazie, ci vediamo la prossima settimana. Grazie, Igor. Ciao. Ciao, ciao. My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems.